Io e Jack stiamo continuando a raccogliere uova, mi sto divertendo tantissimo. In più un dodo si è incastrato proprio qua a fianco al cooking pot, il che mi rende la cosa tanto tanto semplice. E invece c'è un altro dodo che è sparito, un bannidodo intendo, uno dei bannidodo è sparito, non lo trovo più, non lo trovo più. Va bene, allora vediamo di farci qualcosa. Sì, questo cappellino, voglio questo cappellino, voglio questo cappellino. E boh, non so che altro fare. Ma non so queste, se, mi sa che per fare queste poi devo farmi. Vabbè, io provo a farne una, vediamo se funzionano. Mi sa che per usare il cestino con le uova devo farmi anche la dinamite, ma non so come si fa, cacchiarola. Devo vedere. Uova, no, Dodo, che stai facendo? Dodo, ti stavi cuocendo da solo. Ok, ora so che fine ha fatto l'altro Bunny Dodo, cioè si è suicidato, si sarà cotto da solo come minimo. Ma sì, vabbè, Jack, non cuociamoci anche noi, ti prego. Ok, tanti ovetti, vediamo se mi date cose, mi date cose. No, non mi state dando niente. Ovetti, ovetti, dai, datemi qualche regalo. Ma Parasaurus ce l'ho già, c'ho il doppione. Qualcosa di nuovo. Sì, orsetto, orsetto, Sì, l'orsetto mi piace, ok, ora sono un po' più contenta. Ok, allora noi siamo finalmente tornati verso la nostra casetta. Direi che non avevo più voglia di raccogliere uova, era già tantissimo che raccoglievamo uova. E un po' basta anche perché vorrei andare poi a caccia del Procopto, Protocto, del canguro gigante. Vorrei andare a caccia del canguro gigante. E sì, e decisamente devo poi continuare qui un attimo la faccenda. Sì, ma dove è finito il mio Quetzal? Cioè, no, mi sono appena accorta che non c'è il Quetzal che mi segue. Io gli avevo detto di seguirmi, Quetzal. Quella cosa laggiù in fondo che vedo in trasparenza è il mio Quetzal. Oddio, no. Oddio, dove mi sono persa il Quetzal? No, ti prego. Ah, no, eccolo, ok, è comparso dal nulla all'improvviso. Tranquillo, con calma, non ti preoccupare, abbiamo tutto il tempo del mondo. Ecco, infatti, tanto Gio doveva anche cagare, quindi. Ciao, ciao, ben arrivato, anche a te, giusto con quelle 2 o 3 ore di ritardo, però almeno ce l'abbiamo fatta, finalmente ce l'abbiamo fatta. Laggiù vedo un anchilosauro, sbaglio. Anchilo di. No, una femmina livello 8. Ok, no, no, stavo perché vorrei anche prendere un maschietto per la nostra metallara. Cioè, insomma, vorrei iniziare a far accoppiare anche le altre bestie che ci sono in questa zona montana. Per vedere un po' di altri cucciolotti, in particolare vorrei appunto l'anchilosauro. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. E poi vorrei ovviamente anche i nostri Yutyrannus. Ok, Yutyrannus, stavamo giusto parlando di voi. Io vi ho portato un regalino pasquale dalla nostra base principale. Non so se gradirete il mio regalo, ma io vorrei. Aspetta, non riesco a mettergli. Aspetta, no, devo metterlo qua. No, come cacchio faccio a mettergli il cappello? Aspetta, forse lo devo spostare nell'inventario e poi lo posso mettere sopra. Sì, no, no, aspetta. Ce la possiamo fare, Jack, ce la possiamo fare. Ok, perfetto, perfetto, voglio vederlo, voglio vederlo. Ti prego, aspetta, no, se voglio salire a bordo, fa vedere. Fa vedere. Sei la cosa più stupida del mondo, Yuyu. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sei bellissimo, stupidissimo, assurdo. No, aspetta, devo mettere anche l'altro costume a Yuya. Devo mettere l'altro costume a Yuya, veloce, devo fare la sella. Ok, Yuya. Yuya, c'è un regalino anche per te, aspetta. Non penso che tu possa gradire, giusto? Devo prima spostarlo qui, ok? Dai, e fammi mettere sto cacchio di coso. Ah, no, aspetta, che problema c'è? Ah, perché prima avevo provato a metterlo al mammut, è vero? Aspetta, sì, no, era fuori registrazione, però ho provato anche a metterlo al mammut. Ok, ora dovrebbe andare, l'ho tolto dalla sella del mammut. Ok, fammi vedere Yuya quanto sei meraviglioso. Sembra un calimero stupidissimo. È gigantesco questo ometto, come cappello è meraviglioso. Ok, abbiamo cambiato il cappellino anche a Jack e vorrei farvi vedere il magico trio. Noi siamo il magico trio di Pasqua, il magico trio pasquale di deficienti. Oddio, sono contentissima di queste cose. Altra cosa importantissima, mi avete suggerito nei commenti come attivare le piantine, ah, aspetta, le piantine che mi difendono, le piante X, e finalmente effettivamente hanno iniziato a fare il loro sporco lavoro. Guardate come mi buttano giù l'aquila adesso.
Guarda, gli stanno sparando acido. Cioè, gli stanno sparando acido che lo rallentano e poi... Pum! E niente, no vabbè. Ok, le adoro, voglio tutte le mura piene di queste piante. Tanto semi ne abbiamo come se non ci fosse un domani. E voglio tempestare le mura. Adesso aspetta che voglio cercare altre vittime. Ciao lupi. Ciao, avete voglia di avvicinarvi alle mura? Vi faccio vedere le nuove piante che sono finalmente in funzione. Vieni, vieni, ok, ok. Dai, voglio vedere la strage di lupi. Ah, la prossima volta che arriva lo Yutirannus me le faccio far fuori direttamente dalle piante. Sì, che bello, devo riempire tutte le mura di piante. Guarda lì, guarda lì. Ah, quei deficienti si sono anche bloccati a mangiarsi l'aquilotto. Ecco, vai, resta lì e c'è morto pure lui. Ok, piantine, io vi adoro. Piantine, io vi amo alla follia. Non ho il pollice verde nella vita vera, ma qua almeno vedo che qualcosa di buono stiamo riuscendo a combinarlo. Bene. No, vabbè, guarda. Tutti mi stanno facendo fuori tutti i lupi perché prima li rallentano e poi iniziano, cioè, li continuano a sparare acido e li fanno fuori da sole. Da sole, guarda qua, che strage. Che strage che stanno facendo. Praticamente non si scaricano mai ste piante. No, aspetta, voglio controllare un attimo i livelli, scusa. Voglio vedere cosa mi hanno fatto fuori. Questo, un livello 24, ok, va bene. Un livello... 77! Questo è un livello 24, ok, no vabbè, mi hanno buttato giù anche il livello 77, no vabbè, fantastico, ok, non dovremmo più temere Yutirannus e Karno, non penso dovremmo più temere Yutirannus e Karno, come sono più contenta ora. Ok, si è fatta tanto notte e io non so che fare prima che si faccia giorno, quindi provo il cappellino a tutte le bestioline che ci sono nella zona. Piccola roccetta, abbi pazienza, ma ti sta veramente tanto male. No, dai, guardalo. È bruttissimo, non si capisce neanche che è un ovetto. Ok, all'anchilo sta decisamente meglio. All'anchilo sta decisamente meglio. No, povera metallara. Ti senti un po' in imbarazzo per questa cosa, vero? Te lo tolgo, dai, te lo tolgo. Aspetta. Fatti rimettere la sella, ok. Ok. No, vabbè, povera. Che fame che c'avevi. No, ma... Ok, non riuscivo a mettergli da mangiare, se lo mangiava subito, ok. Ma posso metterlo anche... Fa vedere... No, vabbè, l'ho messo... Povera duchessa, non ci vede una cippa. Ma dai, ma è terribile, no, ma è terribile, le copre gli occhi. No, ma è bruttissimo, ho cambiato idea. No. Giù, scusami, sei bruttissima, te lo tolgo, scusa. Era solo una prova, era solo un test, te lo giuro. Non te lo lascerei mai, no, poverina, no, povera Gio, mio Dio. Cioè, già non riusciamo a volare decentemente senza quel coso davanti agli occhi, figurati. Figurati col guscio davanti agli occhi, niente, lascia stare, va. Non ti commento neanche, guarda, non commento nemmeno. Ok, allora, la notte qua è ancora lunga, io e Jack ci stiamo annoiando, aspettando l'alba. Aspetta, devo dargli il nome, vero? Mi dimentico sempre. No, non ho voglia di darti il nome. Volevo vedere questi kibicosi. I kibi... Dov'è l'orso? Aspetta, dovrebbe comparirmi un orso. Eccolo! Ecco un orsetto! No, vabbè, ma sei bellissimo! È un pucciolo... No, vabbè! È un piccolo Trudy, è un peluche tutto da coccolare. Ciao, piccolo! No, vabbè, io ti voglio nella vita, vero? Oh mio Dio, è bellissimo. Ciao, guardalo. Oh, è bellissimo. No, vabbè, si compenetra malissimo col pavimento, però è stupendo. Oddio, sono innamorata di questo orsetto. Ok. No, non l'ho caricato, dai, Jack, non l'abbiamo caricato. Devi equipaggiarlo, ok. No, niente nome, non voglio dargli nomi, dai, li voglio solo vedere. Voglio solo vedere il Karno. Karno? Dove sei, Karno? Ah, eccolo qua, si vede solo in culo. Oh mio Dio, è terribile. No, vabbè, sei un mostro! Oddio, è un demone! Guarda, la testa è gigantesca con gli occhi rossi! No, vabbè, sei bruttissimo! No, è un kiwi bruttissimo! No, stammi lontano! Vattene via! Vade retro, Satana! No, via! Ok, allora, si è quasi fatta l'alba. Per non rischiare di impazzire, io e Jack abbiamo deciso di partire, di prendere il volo prima che sorgesse realmente il sole, perché non ce la facevo più ad aspettare. Ci mette troppo tempo, devo un attimo ricontrollare i parametri del giorno-notte del... Ma scusa, no, aspetta. Dov'è finita l'isola dei pinguini? No, Ark, mi hai despawnato l'isola dei pinguini, ma stai scherzando? Ma dai, ma era... No! E dove sono finiti tutti i pinguini? No, ma era qui! Cioè, ragazzi, non ho le allucinazioni, era qui, vero? Ma dai! Ma com'è? Boh.
Ok, penso di avere una spiegazione più che logica per tutto ciò. Probabilmente l'effetto serra è arrivato anche su Ark e niente, i cambi climatici hanno fatto sciogliere i ghiacci e là vedo che c'è uno spino, mi è sembrato di vedere uno spino. Si sarà mangiato probabilmente tutti i poveri pinguini, sì, ecco lo spino, infatti. No, vabbè, no, ma c'è roba che cade, sono pinguini? Sono pinguini che cadono dall'alto, Dio, non capisco. Stanno succedendo cose strane in questo episodio, ragazzi, cioè è Pasqua, non è Halloween, smettiamola, grazie. Ok, allora noi ci siamo fatti un giretto cercando il Procoptocom, il canguro. Non l'abbiamo trovato, chiamarlo canguro è assolutamente un improprio, non si chiama così. Però non importa, il canguro gigante l'abbiamo cercato ovunque, o almeno in tutta la zona che la mappa su Ark Gamepedia mi suggeriva per trovare questa bestia. E niente, ho trovato qualsiasi cosa, appunto laggiù vedo aquilotti, abbiamo trovato mammut, lupi, yotirano, scarna. Abbiamo trovato tutto, qualsiasi essere vivente di Ark, ma non ho trovato i canguri giganti, porca miseria. Nel frattempo però mi sono presa un anchilosauro livello 72 e me lo sto portando a casetta, così quantomeno ci iniziamo ad addomesticare questo. Ok, ci siamo addomesticati, cioè non addomesticati, ci siamo addormentati la nostra bestiolina. Io spero che gli piaccia questa roba, visto che si è addormentato vicino alla serra. Ovviamente vi ho risparmiato tutta la fase di sparatutto nei confronti del povero anchilosauro, che tanto è una scena già vista, le cose vanno più o meno sempre allo stesso modo. E niente, speriamo che si addomestichi in fretta, perché non ne ho tanta voglia. Niente, non avevo voglia di aspettare. Ed è comparsa! È ricomparso l'isolotto! Ark, mi stai prendendo in giro tantissimo. Cioè, Ark, tu mi stai facendo sclerare oggi. No, ma stai scherzando? Ma è ricomparsa dal nulla? Ma cosa succede? Sì, sono comparsi anche di nuovo tutti i pinguini. Guarda come salgono. Aspetta, si è compenetrato uno malissimo con il ghiaccio, però tra poco spunta. Eccolo, ok. Ok, no, ok, l'isolotto di ghiaccio, cioè l'iceberg gigante qua è comparso. I nostri pinguini sono tornati. Ok, tutto normale, facciamo che non sia mai successo nulla. È come se niente fosse mai accaduto, Jack, tranquillo. Vieni lupo. Seguimi, io mi sto annoiando, non sto trovando i Procoptocom, non sto trovando quella bestia saltellante e quindi mi sto divertendo a far suicidare un po' di lupi. Eccoli, io sto girando da ore, ragazzi. Aspetta, non mi ero accorta che lì sotto ci fosse ancora dello spazio dove potrebbero esserci bestie. Forse qua sotto potrei trovare uno di questi canguri giganti. Ragazzi, lo chiamerei col nome giusto, ma veramente è impronunciabile. In questo momento non ce la faccio. Ark mi sta facendo già sclerare e impazzire. Sì, infatti sono qua sotto, ma porca puzza. Li sto cercando da tre ore, non scherzo, sono 3 ore che li sto cercando. Penso sia passato un altro giorno. Che livello sei? 77, mi va benissimo 77. Perfetto 77, mio. Aspetta che non riesco... Ma non riesco ad acchiapparlo. No, ma dai, ma io me lo volevo portare a casa. E quindi come faccio? No, gli devo correre dietro e spararlo, è impossibile. No, non ce la posso fare. No, dai, ti prego, Joe, acchiappalo, fai qualcosa, Joe, intervieni. No, vabbè, cioè, dopo tutta sta fatica per trovarlo, non posso neanche portarmelo a casa, io non ho parole. Ark ce l'ha con me in questi episodi, cioè, ultimamente... Io già sono sclerata di mio in sti giorni, Ark non mi sta aiutando ma manco per niente. Ok, allora, dopo milioni di tentativi, anche nel cercare di sparare al canguro gigante, ho tagliato ovviamente la scena, o meglio, taglierò la scena sicuramente, perché ci ho messo 30 milioni di anni, e alla fine non siamo riusciti comunque a ottenere il nostro Procopticon, perché questi merdini, dopo che gli spari, corrono alla velocità della luce, saltano lontanissimo, e si vanno a buttare spesso giù dal dirupo. Ok, siamo tornati a casetta, e io non vedo il mio anchilosauro. Eh già, in effetti sono passati 2 giorni, io non ci avevo pensato che l'anchilosauro probabilmente si sarebbe svegliato. Ok, io rido per non piangere perché questo episodio, a parte i cappellini pasquali, non me ne sta andando bene una, ragazzi, non me ne sta andando bene una. Sono in registrazione da miliardi di ore, cioè tutto il giorno, ho passato la giornata su Ark e no vabbè. No vabbè, ma dai, Anchilo, dai, dove sei? Ti prego, dimmi che sei uscito tipo qua e ti posso recuperare, no? Anche se ci fosse non lo vedrei perché è già buio, porca miseria.
Ok, allora abbiamo girato un pochino e l'anchilo non l'abbiamo trovato, quindi volevo provare a farmi le trappole per orsi per provare a bloccare i canguri giganti per potergli sparare. Però sento passi. Sento passi ma non vedo nessuna bestia, il che mi inquieta. Sono passi da megalocero, ma i miei megaloceri sono tutti qua. Al che mi viene un dubbio terribile. Ti prego, dimmi che gli ho disattivato l'accoppiamento, vero? Io gliel'ho disattivato. No! No! No, 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 non gli avevo disattivato l'accoppiamento, no, quindi c'è un piccolo cucciolo di megalocero che gira per la mia base, senza cibo, senza cure. No, ti prego, dove... Megalocero, dove sei? Ti sento camminare. Dove sei? Aspetta, 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 aspetta. No, 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 Jack, scendi, 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 scendi. L'ho visto, l'ho visto. L'ho visto, aspetta, eccolo, 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 eccolo. Ok, 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 ok. Sei vivo, sei vivo, sì, per poco, è vivo per pochissimo, vivo per pochissimo. Aspetta, fammi prendere... Cacchio, non ci sono bacche. Non ci sono bacche, mi sembra che non mangiassero le altre cose, quindi proviamo a dargli questo. Dov'è? 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 Ah, sei qua, sei qua, sei qua. Ora cercavo la scritta rossa, scusa. Allora, aspetta, disabilita tutto, facciamolo stare fermo. Fermo, ok, disabilita tutto. Dove vai? Le mangi queste? No, mi sa che non le mangia. Cacchiarola, stai fermo! Stai fermo, ti ho disabilitato tutto, stai fermo. Porca miseria! Ok. Dannazione a me che mi dimentico sempre di disabilitare l'accoppiamento, oh mio Dio. Allora cerchiamo di... Aspetta, riesco ad acchiapparlo, sì, dai, ce la facciamo. Ok, cerchiamo di buttarlo qua dentro senza fargli fare un salto incredibile. Giù, abbassati. Ok, sì, perfetto. Ok, allora vediamo di nutrire un pochino la povera bestia, perché le bacche bianche mi sa che non le sta mangiando. Fa vedere. Non le mangia. Fa vedere, riesco a accedere all'inventario. Ok, no, non le mangia. Ok, allora nutriamo la piccola bestia e poi vediamo di andare a farci le trappole per orsi, così torniamo a caccia. Io ho sentito suoni brutti provenire per di là. Perché non si può stare un attimo tranquilli in sta zona? È una zona terribile. Io trasloco. Jack, traslochiamo. Traslochiamo perché... Allora, là lupi, però vabbè, non mi preoccupano più di tanto, perché tanto ho le piantine che al massimo me li fanno fuori. Però io ho sentito il suono di uno Yutiranus, l'inconfondibile urlo di uno Yutiranus. No, in compenso ci sono, c'è un carno alfa. Così, tanto per cambiare. Là, mammut che litigano con lupi. Lupi e carno, mi sa. C'è anche un carno, sì, vedo un carno. Un po' ferito, peraltro. Ma il carno stava fuggendo. Ho notato che le bestie su Ark adesso, quando sono un po' ferite, fuggono. Cosa che non hanno mai fatto prima. Cioè, tipo, hanno sviluppato l'istinto di sopravvivenza. Allora, fammi vedere un attimino che livello è sto carno. Perché già che ci abbiamo i kibicosi e che abbiamo scoperto che in teoria ci aiutano a salire di livello uccidendo un carno. 48! Piccolo carno 48 alfa, no. Facciamo che anche no, non lo uccidiamo perché non ne ho voglia, tipo ci metteremo tutta la vita. Sì, lo so, la paura fa venire fame, Jack, lo ti capisco. Ok, vediamo solo di farlo schiantare giù di sotto insieme all'altra infinità di carno alfa che abbiamo già fatto schiantare giù di sotto. Tra l'altro non è giusto che le bestie non addomesticate, quando cadono da altezze in mani, poi non muoiano. Cioè, questo non è giusto. Mamma mia, quanti alfa che ci sono là sotto. C'è una collezione di alfa incredibile. Me ne dovrò ricordare il giorno che andiamo a prendere gli orsi, che ci sono proprio qui sotto. Aiuto. Allora, ho scoperto che poco più avanti, a dove faccio schiantare i carno alfa, c'è questa grotta. E chi lo sapeva, porca miseria, che qua sotto c'era una grotta? E al che mi sorge un dubbio incredibile. Puoi vedere che la mappa di Ark Gamepedia mi stava cercando di dire che io dovevo infilarmi qua sotto? E io non ho letto, come al solito, ho solo guardato le cose sulla... le immagini, come i bambini. Mi sono messa a guardare solo le immagini e non ho letto che magari bisognava andare in una grotta. In più qua ci sono anchilo. No vabbè, ma è carinissima, ci sono questi cristalli blu luminosi giganteschi. No, ma che bella, me la devo esplorare tutta sta zona. Oh, aspetta, e li vedo, 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 aspetta, ci sono anchilo, ci sono orsi, ma ho visto, aspetta, fammi vedere prima gli anchilo, ma ho visto anche i canguri. No, 48, 29, si può fare di meglio, si può fare di meglio. E ecco canguri, aspetta, 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 fammi vedere il livello, fammi vedere il livello. Ovviamente ci sarà la testa di Joe, ecco appunto, che mi impedisce la visuale, porca miseria. Un 53. Allora, un 53 mi andrebbe anche bene, ti dirò. Però aspetta che mi voglio fare un giretto comunque qua intorno. Ok, allora, signori e signori, vi devo avvisare che io sono una babbea. Ho dovuto stoppare prima la registrazione
E ovviamente mi sono rimessa a giocare, ma mi sono dimenticata di riattivare la registrazione. Quindi ora vi faccio un piccolo riassunto di quello che è accaduto fino a questo momento. Mi sono girata un pochino la grotta, che peraltro è una figata pazzesca. Non ci sono bestie cattive, quantomeno non ne ho viste, se non qualche aquilotto qua e là, ma niente di che. E sono, ho cercato di intrappolare, o quantomeno ho cercato di far finire un Procoptocom. Un Procoptodon, non riesco, il canguro, ragazzi ci provo ma non ci riesco. Il canguro, ho cercato di farlo finire in una di quelle trappole per orsi, ma non riuscivo assolutamente a farcelo finire. Quindi con Joe ci siamo messi a spingerlo per cercare di farlo finire sulla trappola senza riuscirci. Ma sono riuscita a far inchiodare malamente Joe con il canguro contro una roccia. Quindi ora il nostro Procoptodon... ce l'ho fatta, sì, Procoptodon è qua bloccato tra Joe e la roccia e io gli sto sparando tranquillamente sul culo. E quindi niente, ora riprendiamo la registrazione. Ok, come vedete il Procoptodon è bloccato qua, sta continuando a saltellare, ma ovviamente non riesce a muoversi. È incredibile, cioè è stato un culo in mano. Oh! E c'è anche andato giù finalmente, alleluia. Era da un po' che gli stavamo sparando sul culetto prima che io mi accorgessi di non essere in registrazione. Quanto è carino peraltro. Allora, i funghetti ce li ha Joe, un po' di narcotici, perfetto, abbiamo tutto. Ah, e siamo riusciti finalmente a buttare giù anche il Procoptodon. Oh, ora riesco a dirlo, Procoptodon, Procoptodon, Procoptodon. Oh, che soddisfazione riuscire a pronunciarlo. Non so perché mi impappinavo cioè malamente prima. Ok, benissimo, benissimo. Quindi appunto, come vi dicevo, si era incastrato con Joe. E infatti Joe è ancora incastrata. Porca miseria, non riesco a schiottare. No, siamo incastrati con la bestia addormentata. Aspetta, come cacchio la tolgo ora da qua? Jack, prova a scendere. Ok, perfetto, perfettissimo, benissimissimissimo. L'idea iniziale in realtà era quella di spingere il Procoptodon in questa direzione. Perché dov'è? Ah, qua. Perché qua, vedete, avevo provato a piazzargli una trappola davanti, però ovviamente non si è aperta subito e quindi il Procoptodon non si è bloccato. E io stavo cercando con Joe di spingerlo in quella direzione per cercare di farcelo finire sopra, ma lui continuava ad andare dalla parte opposta. E niente, alla fine, appunto, come avete visto nell'ultimo pezzo, siamo riusciti a inchiodarlo, non so per quale miracolo. E niente, siamo riusciti alla fine a prenderlo. Aspetta che vedo bestie laggiù, fammi vedere, un anchilosauro. Siamo a livello 29, mi fa schifo, andiamo a cercarne un altro. Ok, allora, per velocizzare il tutto, quantomeno per riuscire ad ottimizzare i tempi, siamo andati a trovarci anche un anchilosauro, che in realtà è quello che abbiamo visto all'ingresso appena entrati nella grotta. E ce lo avviciniamo qua a dove si sta addomesticando il nostro Procoptodon. Che gioia riuscire a pronunciarlo. Che tra l'altro c'ha il torpore che gli va giù alla velocità della luce, porca miseria. E niente, ci addomestichiamo questo che è un livello 48. È vero, però sinceramente non avevo voglia di farmi tanti giri. Tanto alla fine, mi dispiace dirlo, ma ci servirà giusto solo per l'accoppiamento con Metallara. Dov'è? Non... mi stava inseguendo ma non lo vedo più. Dove ca... ma dimmi, sta fuggendo? No, mi fa l'agguato dall'alto. Maledetto, dove fuggi adesso? Cioè prima mi fa gli agguati dall'alto e poi fugge. Brutto vigliacco, sei un vigliacco. Ok, ci è andato giù, va bene. Fortunatamente l'anchilosauro non è così complicato da addormentare. E vediamo di prenderci anche lui. No vabbè, cosa vedo? È un Procoptodon viola, tipo blu, viola, verde, blu. No, oddio, non capisco benissimo perché è buio. Però penso sia tipo viola e verde. No, vabbè, deve essere mio. È bellissimo. No, sto cercando di bloccarlo con Joe come abbiamo fatto con l'altro, ma vedo che la tecnica non funziona. Dai, ti prego, ti puoi bloccare anche tu come l'altro. Dai, no, lo voglio, mio. Ti prego, che hai bloccato. No! No, dai, ma eri bloccato. Ma era bloccato, dai. Ok, aspetta, Joe, fermati. Così, no, aspetta. Ok, bloccato, no. Ma porca miseria, ma allora sembra bloccato, però poi non si sa perché si sblocca. Ho appena visto un aquilotto, però aspetta che ora non voglio distrarmi. Ho visto un aquilotto con dei colori strani per un attimo. Aspetta, dai, ti prego. No, questa non è andata proprio per niente. Me ne sono accorta subito. Non riesco a bloccare. Aspetta, così, fermo. Ok, ora sei bloccato. Ma dai, eri bloccato, Cribbio. No, mi sa che la tecnica non funziona più. Porca miseria, che sfiga immane. Ok, forse ora è bloccato. Ok. No, ma eri bloccato. Ma perché quando scendo da giù si sblocca? Non ha senso questa cosa. Mi sta imbrogliando malamente, Ark, oggi, basta.
E niente, niente, ormai ho deciso che mi sa che per ora lascio stare. Voglio vedere un attimo. No, vabbè, ma che bellino l'aquilotto tutto colorato. Vabbè, allora per ora mi sa che questo bellissimo, meravigliosissimo canguro lo mollo perché c'ho l'altro che nel frattempo, no, non è vero, ci sto provando ancora. Dico che ci rinuncio, ma in realtà ci provo ancora. Il problema è che devo tornare ogni tanto a dare narcotici all'altro che si al torpore che scende a una velocità incredibile. Quindi mi sto interrompendo in continuazione dal cercare di bloccare questo, porca puzzola. Niente, ho rinunciato. Eccolo, eccolo, ecco, ero giusto tornata a darti i narcotici, tesoro. Ciao, pugilo. Ciao, bellissimo. Ma che bello, vieni di qua. Mi segui? No, volevo vederti un po' più alla luce, tipo. No, no, vabbè, per ora ti ammiro al buio. Oh, che bellino, guarda che musetto bellissimo che c'ha. Mi piace tanterrimo, mi piace tanterrimo. Ok, dai, finalmente. Allora, mettiamo questo nella sfera poiché. E mentre si addomestica l'anchilosauro, cerchiamo di andare a bloccare e ad addormentare il Procoptodon tutto colorato, bellissimo, perché ragazzi io lo voglio assolutamente. Jack, se ti decidi coi pulsanti, niente, voglio andare a prenderlo, è mio, è mio!